Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Mercoledì 25 maggio 2022, Santa Beda, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Si chiudono con esito positivo le ricerche dell'ordigno bellico inesploso ritrovato da un bambino di Ostuni nel porticciolo di Villanova. Dopo lunghe e difficoltose ricerche a causa del fondale melmoso, nella mattinata di ieri la bomba a mano, classica di piccole dimensioni, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stata individuata con l'utilizzo del cercametalli subacqueo dal personale del gruppo speciale della Marina Militare e fatta brillare. Le operazioni si sono svolte con il supporto logistico della Lega Navale di Ostuni, presieduta da Agostino Carparelli. Può capitare a chiunque di ritrovare ordigni inesplosi sia in mare e sia sulla terra. Si raccomanda di segnalare il pericolo alle forze dell'ordine senza maneggiare o spostare il residuo. Scendono a 207 i casi di cittadini positivi al Covid-19 nella nostra città. Secondo l'ultimo report dell'ASL alla data del 22 maggio. Nei comuni viciniori si registrano 307 casi a Fasano, 138 a Carovigno, 142 a San Vito dei Normanni, 155 a Cisternino e 157 a Ceglie Messapica. Sou per Ostuni, insieme all'associazione Lu Scupariedde e all'associazione Città dei Bambini, hanno organizzato una lezione speciale di rigenerazione urbana, Patto per il Bello, con la collaborazione dell'artista ed educatrice Angela D'Urso. L'evento si è tenuto nella piazzetta intercondominiale vicino l'Eurospin, nell'area ludica del campetto di basket, zona 167. Il servizio. Questo anno è stato molto bello, mi sono divertito molto e ho conosciuto nuovi amici e ho fatto cose nuove. Infatti questo murales, quando sarà finito, potrà venire tutte le volte che voglio. Secondo me è una scuola molto bella perché è un tipo di passatempo, ma anche spiega cose dell'architettura. E in questa scuola si possono fare anche cose che non si potrebbero mai fare a casa, ad esempio dipingere i muri. Cioè, mia madre mi ammazza se lo farei da sola senza saperlo. È stato molto divertente anche perché ho conosciuto nuovi amici. A me piace questa scuola perché è unica e mi diverto tanto. La lezione che mi è piaciuta di più della Sopra Ostuni è stata quella della comunità, dove ci sono stati bambini ucraini e abbiamo parlato molto della comunità. Questa scuola per me è stata molto importante perché ho conosciuto molti bambini, nuovi compagni e soprattutto ci ha fatto vivere nuove esperienze. E la mia lezione più divertente è stata proprio questa, l'ultima, perché abbiamo liberato noi stessi dipingendo i muri. Allora, oggi siamo qui per l'ultima lezione di Sopra Ostuni, l'anno accademico si chiude con una lezione di rigenerazione urbana dove speriamo di scuotere la cittadinanza a voler partecipare e essere attiva nel rendere bello il proprio vivere, la propria città. Io ringrazio il gruppo di lavoro che sono i ragazzi dello scientifico, oggi ne abbiamo qui in questo momento due, ma sono stati un nutrito gruppo durante l'anno, Giulia, Elena, Carmine, Licio Tamborrino che è il fondatore di questa scuola, su Ostuni. In più abbiamo altri ragazzi, Alexandra, Claudio che ci monta sempre tutti i video. Con oggi abbiamo collaborato insieme a due grandi associazioni, che è la Città per i Bambini e Lu Scupariedde, che ci stanno accompagnando e insieme facciamo e abbiamo immaginato un percorso di rigenerazione per la città. Riprenderemo le lezioni a settembre e tratteremo nuovi temi, sempre comunque legati all'architettura, al design, all'illustrazione, alla grafica, alla comunicazione e probabilmente all'inclusione comunque. Grazie. I vigili del fuoco di Ostuni sono intervenuti nel pomeriggio di ieri sulla strada che da Pezze di Greco porta a Torre Canne per il ribaltamento di un'auto che ha bloccato la circolazione stradale. La polizia locale indaga. Quest'oggi alle 11 farà sosta nell'area mercatale della nostra città la 31esima rievocazione storica del Motogiro e Autogiro d'Italia.
Partito da Pescara, l'evento è sostenuto dalla Proloco di Ostuni e dalla Fenailp. La carovana è composta da 100 partecipanti su moto e scooter attuali e d'epoca e da 50 auto d'epoca e supercar. La manifestazione riveste una impronta turistica, culturale e gastronomica al fine di far conoscere le eccellenze del nostro territorio. Oggi ricorre la nascita di San Pio. Come da tradizione, nella nostra città, alle 17 presso la statua di Padre Pio in prossimità della Chiesa dei Cappuccini, si terrà la veglia di preghiera con il Santo Rosario e alle 17.30 seguirà la Santa Messa. Il Lion Club di Ostuni Ost organizza quest'oggi uno screening gratuito per bambini in età prescolare per scoprire l'ambliopia, un disturbo visivo conosciuto come occhio pigro. Gli alunni della scuola d'infanzia del Pessina saranno sottoposti ad un test non invasivo che identifica un eventuale deficit visivo. I genitori preventivamente informati hanno sottoscritto le autorizzazioni. Si ringraziano per la collaborazione le dottoresse Paola Prudentino, Anna Poggianella e Alessandra Nacci. Sport calcio a 5, ieri sera al Pala Gentile l'RF Carovigno 1949 perde 4-7 contro il Futsal Terlizzi che viene promosso in Serie C1. Il bollettino di ieri registra 2.407 contagi in Puglia e 14 decessi, 189 casi Covid nella nostra provincia, mentre presso il nostro ospedale Covid sono ricoverati 8 pazienti in medicina interna e 1 in pneumologia. Si è spento all'età di 86 anni Raffaele Palma. La celebrazione sequiale oggi alle 16.30 nella parrocchia di San Luigi Gonzaga. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia in piazza effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo giornata caratterizzata da bel tempo, a tratti nuvoloso, temperature superiori alla norma, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, mare mosso. Citazione odierna: alle donne piacciono gli uomini taciturni, credo che ascoltino. Grazie per aver scelto la nostra informazione.